benvenuti al TG2000, vediamo subito i titoli. A Milano un marocchino di 20 anni viene arrestato dopo aver accoltellato due militari e un poliziotto. Caso vaccini e scontro nel governo, atteso il decreto oggi in Consiglio dei Ministri. La vera dottrina unisce, l'ideologia divide, così Francesco questa mattina a Santa Marta. In apertura dunque, la cronaca: a Milano due militari e un poliziotto vengono accoltellati in stazione centrale durante un controllo. L'aggressore è un marocchino di 20 anni nato in Italia ed è stato fermato il servizio. Stazione centrale di Milano ad alto rischio. Ieri sera, qualche minuto dopo le 20, un ragazzo tunisino, 21 anni, il prossimo 17 agosto, figlio di un immigrato e di una italiana, Ismail Hosni, ha tentato di uccidere a un controllo di polizia due militari e un agente della Polfer. Il primo militare è stato particolarmente fortunato perché il coltello da cucina con cui è stato colpito è arrivato a segno a pochi millimetri dalla giugulare. Sarebbe potuto morire in un attimo. Militare e poliziotto sono ancora ricoverati, mentre l'altro militare è stato dimesso dall'ospedale nella notte. Il ragazzo è uno spacciatore che bazzica ai dintorni di via Vittor Pisani, arrestato più volte. Sembrava uno come tanti nel mare di disperazione della centrale, dove la scorsa settimana, proprio per contrastare la forte illegalità presente di notte nella stazione, c'è stato un blitz della polizia. Un blitz avversato dall'amministrazione comunale, ma che a 7 giorni sembra essere confermato dalla cronaca. Appena la pattuglia poi, ieri sera, ha comunicato il nome di Ismail Hosni in questura, è scattato l'allarme rosso nel palazzone di via Fate Bene Fratelli. Ismail era già seguito, pare, da qualche tempo dai servizi di prevenzione antiterrorismo, perché secondo la Digos si stava radicalizzando. Se così fosse, il quadro rischia di divenire molto più fusco nel capoluogo meneghino. Infatti il tentato omicidio è diventato anche un caso politico, perché è avvenuto all'indomani della firma del patto per l'accoglienza dei profughi, proprio a Milano, una città che si scopre così più indifesa. Ancora cronaca: a Bari è stata portata a termine questa mattina un'operazione antiterrorismo. Due fratelli tunisini sono stati fermati e uno dei due è stato espulso perché accusati di terrorismo e detenzione di armi. Le indagini hanno accertato che i due erano in contatto via Facebook e mediante varie chat con altre persone ritenute vicino all'estremismo islamico. E torniamo a Milano, nel quartiere ribattezzato Chinatown, in via Paolo Sarpi, dove gli abitanti, compresi cinesi cattolici, si riuniscono le sere di maggio in un cortile per pregare il rosario mariano. Luciano Piscaglia. È una tradizione che ogni anno si rinnova, la recita del rosario nelle sere di maggio nei cortili di Milano. Ma questo è un cortile particolare perché è in via Paolo Sarpi, nel cuore della Chinatown milanese. E qui si ritrovano per pregare insieme italiani e cinesi. Di battezzati ce ne sono meno di 10-15 che abitano qui, per cui frequentano la messa in cinese della domenica con il cappellano cinese, insieme ad altri che vengono da tutta Milano, da tutta la diocesi. Sono almeno 30 anni che chi abita nel quartiere prega davanti alla piccola statua della Madonna che si trova in questo cortile di ringhiera. Quest'anno era atteso anche il cardinale Scola, che però ha dovuto rimandare la sua visita per una indisposizione. Noi di solito andiamo a chiesa di vicino a casa, per esempio io abito fuori Milano, però oggi ho avuto notizia che c'è questo incontro, sono venuto proprio da fuori. I primi immigrati cinesi in Italia, quelli come mio padre e tutti coloro che ormai non sono più, per poter sposare donne italiane hanno dovuto imparare il catechismo e per avere il sacramento della cresima prima di quello del matrimonio. La serata di preghiera si conclude in festa, in cui anche le tradizioni musicali, occidentale e orientale, si incontrano, a smentire il luogo comune che vuole la comunità cinese, chiusa e resistente all'interazione. Parliamo adesso di politica e corruzione, lo facciamo andando a Trapani. Manette sulle prossime elezioni, arrestato il candidato sindaco nonché deputato regionale Girolamo Fazio.
Un autentico terremoto giudiziario quello che ha sconvolto Trapani a meno di un mese dalla data delle prossime elezioni amministrative. Nell'operazione condotta dai carabinieri sono rimasti coinvolti, tra gli altri, il deputato regionale Girolamo Fazio, sindaco del capoluogo siciliano sino al 2012 e di nuovo in corsa per la stessa carica. In manette pure l'armatore Ettore Morace e Vittorio Montalto, funzionario della regione siciliana. Agli indagati, i magistrati della Procura di Palermo hanno contestato il reato di corruzione legata a fondi riguardanti il trasporto marittimo, settore nel quale opera la famiglia Morace, da sempre vicina a Fazio, e titolare della compagnia di traghetti Ustica Lines, dalla quale è nata la Liberty Lines, che collega Trapani alle isole minori. La moglie di Vittorio Morace, padre dell'arrestato e patrono del Trapani Calcio, tra l'altro è inserita nella lista degli assessori che sono stati già designati da Girolamo Fazio. L'inchiesta arriva all'indomani della richiesta di soggiorno obbligato, formulata dalla direzione distrettuale antimafia nei confronti del senatore Antonio D'Alì, altro candidato a sindaco di Trapani. Adesso andiamo in Grecia, dove ieri sera il Parlamento ha approvato una nuova serie di misure di austerità all'esterno dell'edificio. Scontri con la polizia, il nostro inviato ad Atene, Massimiliano Cocchi. Davanti all'edicola di Piazza Sintagma la gente si ferma a leggere i giornali che titolano sul quarto memorandum che è la pallottola che ucciderà la classe media e sulle bugie del premier Tsipras. Nella notte il Parlamento ha approvato il pacchetto di misure che prevede un nuovo taglio delle pensioni e l'abbassamento della soglia dei redditi esentasse. Misure, dice oggi la gente, da macelleria sociale. Quest'uomo dice che c'è una sola parola da usare: disgustoso. Questa ragazza racconta che studia all'università ma sta cercando un lavoro che non trova, che la situazione è già difficile e che questo memorandum la renderà intollerabile. Io prendevo 306 euro di pensione, ora ne prenderò 294, vivo con i soldi dei miei parenti e degli amici, per fortuna non ho famiglia. Ieri sera, mentre in aula il governo di Alexis Tsipras cercava l'accordo sul voto, fuori dal Parlamento oltre 10.000 persone manifestavano il loro dissenso e quando alcuni di loro hanno provato ad entrare nei giardini del Parlamento sono cominciati violentissimi gli scontri con la polizia. Ora l'ultima parola spetta all'Eurogruppo, che da lunedì dovrà decidere se sbloccare una nuova tranche del prestito, circa 7 miliardi che Atene dovrà poi girare immediatamente ai suoi creditori. Rimaniamo all'estero perché comincia oggi il primo viaggio del nuovo presidente americano, la prima tappa è in Medio Oriente. L'Arabia Saudita, poi Israele, seguiranno il Vaticano, Bruxelles e il G7 di Taormina. Trump si lascia alle spalle una Washington avvelenata da uno scontro politico-istituzionale senza precedenti, culminato con la nomina di un procuratore speciale che indaghi sulle presunte collusioni fra la Russia e il presidente stesso. Guerra tra ministre, Lorenzine Fedeli divise sull'età per l'obbligo delle vaccinazioni a scuola, a rischio il decreto per renderle obbligatorie. Decreto atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Stefania Squarcia. Sulla salute dei bambini non si scherza, lo scrive su Facebook la sottosegretaria Maria Elena Boschi, spiegando che il Consiglio dei Ministri discuterà oggi il testo sui vaccini messo a punto in settimana. Ma sul tema si riaccende lo scontro tra la ministra dell'Istruzione Fedeli e della Salute Lorenzin. Un primo accordo sull'obbligo vaccinale per iscriversi a scuola è stato raggiunto. Ora il nodo da sciogliere è in quale fascia di età sarà obbligatorio. Da 0 a 10 anni per la ministra Lorenzin, ossia per nidi, materne e scuole elementari. Solo fino a 6 anni per la titolare dell'Istruzione Fedeli, che teme un conflitto tra diritti costituzionali fondamentali, salute e istruzione appunto, e propone piuttosto sanzioni per i genitori inadempienti. Ipotesi questa sulla quale c'è invece il no di Lorenzin. Eventuali multe, dice, penalizzerebbero i meno abbienti e sottolinea inoltre che non tutti i bambini frequentano l'asilo, quindi se l'obbligo si fermasse alle soglie delle scuole elementari perderebbe molta della sua efficacia per la copertura di massa. Accordo dunque ancora da raggiungere sul decreto atteso in Consiglio dei Ministri. Mentre sostengono il principio di reintroduzione dell'obbligo vaccinale, società scientifica, ordine dei medici, istituto e Consiglio Superiore di Sanità. Tanto più a fronte di un richiamo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia e Romania, scrive l'OMS, il record negativo di morbillo, con quasi la metà del totale dei casi in Europa. L'obbligo in realtà in Italia c'è stato dal 1967 al 99 e fu eliminato perché, visto il diffuso accesso alla profilassi, non era più ritenuto necessario. Le malattie per le quali esiste
esiste un'obbligatorietà sono difterite, poliomielite, tetano ed epatite B. Tutti gli altri sono vaccini cosiddetti raccomandati, anche se la loro utilità è fuori dubbio, visto che tra questi c'è proprio quello contro il morbillo, tornato a colpire prepotentemente nel nostro paese. Parliamo adesso di una bella iniziativa promossa dal Vicariato di Roma. Per la prima volta nella capitale, la notte fra sabato e domenica prossimi diventa una notte sacra, canti, eventi e preghiere, ma anche musica a risuonare nelle chiese del centro storico, il tutto accompagnato dalla musica di Angelo Branduardi. Vediamo. Una notte di speranza, di gioia e di vita autentica, illuminata dalla musica e dalla preghiera. È la notte sacra nel cuore di Roma, un'iniziativa che vuole mettere in risalto la bellezza dell'arte al servizio della spiritualità. Concerti, letture e catechesi, 8 eventi in chiese storiche nel centro della capitale, come San Giovanni Battista dei Fiorentini, dove alle 18.30 prenderà il via la manifestazione con i primi vestiti solenni dell'Ascensione, a cui seguirà il concerto di Angelo Branduardi, che proporrà uno speciale repertorio della sua produzione artistica. Sono in gran parte brani tratti da questo album che si chiama L'Infinitamente Piccolo, dove io ho musicato alcuni testi autografi, pochi ahimè rimasti, di Francesco d'Assisi, e molti invece dei Fioretti, la leggenda di San Bonaventura. Cioè, sono 1500 pagine le fonti francescane. Alle 21.45 la Basilica di Sant'Andrea della Valle ospiterà una catechesi ed un oratorio sacro su San Filippo Neri. Questa notte sacra non può essere lui il patrono, almeno il primo patrono, colui che faceva il pellegrinaggio alle sette chiese, di notte andava a pregare nelle catacombe. Insomma, un uomo che viveva la notte come un momento luminoso. Una vera e propria maratona del sacro e dell'arte, dunque, che si concluderà alle 8 di mattina con una messa nella Chiesa del Gesù, seguita da una colazione sul sagrato offerta ai senza fissa dimora che dormono in zona. Si tratta di aprire proprio un dinamismo, e poi mi sembra proprio nello stile di Papa Francesco, questa chiesa che cammina, questa chiesa che va verso il mondo, e noi vogliamo andare verso questa città che è la nostra casa, ma è anche una città che ha tanto bisogno di rifondare le motivazioni del suo vivere insieme. La vera dottrina unisce, invece l'ideologia divide, lo ha detto Papa Francesco questa mattina nell'omelia della messa a Santa Marta. Nella Chiesa sempre ci sono stati problemi, ha sottolineato il Papa. Siamo umani, peccatori, e le difficoltà ci sono, ma l'essere peccatori ci porta all'umiltà e ad avvicinarci al Signore come salvatore dei nostri peccati. All'ideologia la Chiesa contrappone il suo proprio magistero, il magistero del Papa, dei Vescovi, dei Concili, e dobbiamo andare su questa strada, ha concluso Francesco, che viene dalla predicazione di Gesù e dall'insegnamento e dall'assistenza dello Spirito Santo. È tutto, il giornale termina qui, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona giornata.